Buongiorno a tutti, sono Paolo Alessandrini e in questo video io vorrei parlarvi della formula che viene unanimemente considerata dai matematici la più bella del mondo. Questa è una conferenza che ho tenuto circa un anno fa alla rassegna Dolomiti in Scienza, organizzata dal gruppo di divulgazione scientifica, e in questa conferenza appunto io vorrei raccontarvi non soltanto di questa formula, ma anche del concetto di bellezza, perché la matematica viene considerata bella a volte, perché alcune formule sono considerate belle. Bene, cerchiamo di capirne un po' di più e cominciamo. Permettetemi di iniziare la mia chiacchierata con un ricordo un po' autoreferenziale. E cioè, la prima volta che appunto ho tenuto questa conferenza è stato esattamente il 9 febbraio del 2019 e per uno scherzo del destino erano esattamente 20 anni dal giorno in cui mi sono laureato. E fu a Padova, in un giorno di neve, e perché vi chiederete, chiamo in causa un ricordo tanto lontano? Ma perché probabilmente il professore più influente che io abbia avuto negli anni universitari è stato questo signore qui, che vedete in questa foto. Si chiamava, purtroppo devo usare il passato perché non c'è più, Diego Hernandez, ed era un illustre matematico messicano. Con lui sostenni gli esami di analisi matematica 1 e 2. E uno dei ricordi più nitidi è quello di una mattina in cui lui entrò in aula e cominciò, senza dire nulla, a scrivere alla lavagna questa formula. Dopo averla scritta, disegnò con il gesso attorno alla formula una specie di cornice, proprio come ho fatto io in questa slide, quasi a sottolineare che non si trattava di una semplice formula matematica, ma di una specie di opera d'arte, un po' come la Gioconda di Leonardo, per dire. E disse: ragazzi, questa sappiate che è la formula più bella della matematica. Vedete, al suo interno c'è il numero di Nepero E, l'unità immaginaria I, il pi greco. C'è lo zero, c'è l'uno, c'è l'addizione, c'è l'uguaglianza, insomma, al suo interno ci sono tutte le cose più importanti della matematica. Non dimenticate mai questa formula, ci disse. Ebbene, io oggi cercherò in questo video di convincervi che questa è una formula davvero bella, un po' come appunto un'opera d'arte. E per farlo però dovrò accennarvi a che cosa sono questi numeri che compaiono all'interno di questa formula e che il professore Hernandez aveva citato quella mattina e raccontarvi un po' anche la storia che sta dietro questa formula, perché ogni formula è in qualche modo il frutto di una creazione umana e quindi dietro ogni formula matematica c'è la storia di uomini e donne in carne ed ossa che hanno scoperto qualcosa di importante. E per cominciare vi racconterò qualcosa del grande matematico che scoprì questa formula, cioè Eulero. Eulero nasce a Basilea, in Svizzera, il 15 aprile del 1707. Il padre era un pastore protestante, amico del matematico Johann Bernoulli, molto famoso già in tutta Europa. Il giovane Leonard Euler, in tedesco ovviamente, entra a soli 13 anni all'Università di Basilea, 13 anni sottolineo, dove nel giro di poco tempo si laurea in filosofia. Bernoulli nel frattempo si accorge dell'enorme talento matematico del giovane Leonard e gli impartisce lezioni private e convince il padre, che vorrebbe il figlio teologo, e lo convince che il destino di Leonard è la matematica, non la teologia. A 19 anni, Eulero completa il dottorato su questioni di fisica legate alla fisica del suono. Un anno dopo, sempre con l'aiuto di Bernoulli, riceve un incarico presso l'Accademia Imperiale delle Scienze a Pietroburgo. E nel frattempo, la sua reputazione cresce moltissimo come matematico. Inizialmente a Pietroburgo, Eulero lavora come professore di medicina. Poco tempo dopo, però,
il ruolo di professore di matematica, che è il ruolo che gli compete. A Pietroburgo, tra l'altro, impara il russo in maniera prodigiosamente veloce e diventa veramente un matematico famoso in tutta Europa. Nel 1741, stanco dell'instabilità politica che esiste in Russia, Eulero accetta l'invito del re di Prussia Federico II il Grande per un posto presso l'Accademia di Berlino, dove rimane per 25 anni. Qui conosce anche Johann Sebastian Bach, per dirne una. Pubblica ben 380 articoli e le sue due opere principali. Purtroppo in quel periodo si aggravano anche i suoi problemi di salute, in particolare agli occhi, diviene quasi completamente cieco. E per fortuna riesce a compensare le difficoltà nella lettura, grazie alla formidabile memoria che si ritrova e grazie anche all'aiuto del fidato amico Nikolaus Fuchs. Nonostante la sua eccellenza e la sua reputazione come matematico, il rapporto con il re si guasta, e soprattutto a causa dei modi poco raffinati e poco salottieri, si dice, di Eulero. E nel 1766, quindi da Berlino, Eulero si sposta nuovamente a Pietroburgo, dove nel frattempo la situazione politica si è stabilizzata e viene stavolta invitato dalla nuova imperatrice Caterina la Grande a dirigere l'Accademia, stavolta arriva come direttore dell'Accademia. Il 18 settembre del 1783 Eulero, dopo aver scherzato con il nipote, dopo avergli fatto una lezione di matematica, muore per una emorragia cerebrale. Nell'orazione funebre il filosofo De Condorcet commenterà: ha cessato di calcolare e di vivere. Bene, Eulero fu indubbiamente il matematico più importante del Settecento e uno dei più grandi di sempre. Sicuramente il più prolifico, perché scrisse veramente una quantità mostruosa di lavori, di articoli, più di 900. Raccolti tra l'altro in un bellissimo sito pubblico disponibile su internet. Eulero ottenne risultati fondamentali in tutti i rami della matematica e ne creò di nuovi. Tra i suoi contributi dobbiamo ricordare anche l'introduzione di alcuni simboli matematici che ancora oggi sono usati, ad esempio la notazione f di x per indicare le funzioni, il simbolo che si usa per la sommatoria, il sigma grande, il celebre pi greco, lo introdusse lui, la lettera E per indicare la costante di Nepero e la lettera I per indicare l'unità immaginaria. Insomma, molti simboli matematici che oggi utilizziamo quotidianamente furono introdotti e proposti da Eulero. Eulero fu anche un grande fisico e un grande astronomo. E anche un ottimo divulgatore scientifico, come dimostra il suo libretto intitolato Lettere a una principessa tedesca, in cui Eulero spiega in modo molto semplice la matematica e la fisica alla principessa Johanna Charlotte di Anhalt-Dessau, nipote di Federico II il Grande. Eulero fu in particolare uno scopritore di collegamenti tra parti lontane della matematica. Ad esempio, l'utilizzo del pi greco non più soltanto in geometria, ma anche in rami diversi della matematica, come la teoria dei numeri, ad esempio i numeri primi. Quindi fu un grande costruttore di ponti, come amo dire io. Beh, e a proposito di ponti stabiliti da Eulero, forse il ponte più bello, più sorprendente di tutti è proprio la sua identità, l'identità di Eulero, che unisce tra di loro in una semplice e sorprendente relazione, cinque numeri che provengono da ciascuno da rami apparentemente lontanissimi della matematica. E per questo motivo la formula è stata appunto indicata più volte come la più bella della matematica. Cercheremo di capire tra poco perché si parla di bellezza addirittura, un termine che forse per molti potrebbe sembrare inappropriato se applicato ad un ramo apparentemente così arido e grigio come la matematica. Bene, ho citato cinque numeri che compaiono in questa formula. Ora, per ciascuno di loro, descriverò alcune caratteristiche. Sono cinque celebrità della matematica che convivono in questa formula pacificamente.
senza litigare l'una con l'altra. Questi numeri sono il numero di Nepero e l'unità immaginaria i, il pi greco, l'1 e lo 0. Bene, per ciascuno di questi si può raccontare una piccola storia. Partirò da e. La domanda che nasce è: ma santo cielo, ma è una lettera e non è mica un numero? Ma perché diavolo parli di un numero? Il numero di Nepero è una lettera, non è un numero. Beh, chiaramente molti sanno che in matematica è pratica comune indicare quantità numeriche mediante lettere o simboli vari. In questo caso noi scriviamo e, ma intendiamo in realtà un numero che vale circa 2,71828, eccetera, eccetera, cioè una sfilza di cifre decimali infinita dopo la virgola. Perché questo numero, proprio questo numero, è speciale? Beh, allora, per cercare di capirlo, vi propongo un esperimento di magia matematica. Se avete un telefonino o anche una calcolatrice, o comunque un telefonino con un'app della calcolatrice, potreste farlo anche adesso. Scrivete sulla calcolatrice il vostro numero di telefono, il numero di cellulare, ad esempio. Poi premete sulla calcolatrice il tasto 1 fratto x, quello che inverte il numero, cioè che fa 1 diviso il numero che avete scritto prima. Poi aggiungete 1 e poi il risultato lo elevate al numero di cellulare stesso, quello che avete scritto all'inizio. Quindi premete probabilmente il tasto con il simbolo di elevamento a potenza e poi scrivete appunto il numero di nuovo. Cosa avete ottenuto? Beh, probabilmente, visto che questo numero è un numero magico, avete ottenuto proprio questo numero qui, 2,718, o qualcosa di molto molto vicino. Quindi questo esperimento vi fa capire che questo numero è effettivamente speciale, perché indipendentemente dal numero di telefono che avete scritto, ovviamente ognuno ha il suo, il risultato di questa operazione è irrimediabilmente questo numero di Nepero. Secondo voi chi è stato il primo a chiamare questo numero E? Nepero? Verrebbe da dire Nepero? In realtà Nepero è il nome italianizzato di John Napier, scozzese del Seicento, che fu matematico per hobby, non lo era a livello professionale, eppure fu un grande matematico, fu l'inventore dei logaritmi, tanto per dire. Già questo basterebbe per renderlo indimenticabile nella storia della matematica. Ma in realtà Nepero non c'entra nulla o quasi nulla con il numero E. È un errore storico chiamarlo numero di Nepero. Il matematico che davvero studiò E, come ho accennato poco fa, e che per primo lo indicò con questa lettera, perché prima veniva indicato con un'altra lettera, veniva indicato con B, fu proprio Eulero. Quindi dovremmo chiamarlo numero di Eulero. Qualche maligno ha sostenuto che Eulero, un po' presuntuosamente, avesse scelto la E perché iniziale del proprio cognome, ma è improbabile che sia stato così. Altre ipotesi sono che la E derivi dalla parola esponenziale, di cui parlerò dopo, oppure che la E, fosse stata scelta perché è la prima lettera dell'alfabeto poco usata come simbolo matematico. In ogni caso, rimane un po' un mistero il fatto che si sia scelto proprio questa lettera per indicare questo numero speciale. La seconda celebrità matematica presente nell'identità di Eulero è l'unità immaginaria i. Tutti noi a scuola abbiamo imparato che la radice quadrata di un numero, diciamo, chiamiamolo x, è quel numero non negativo che moltiplicato per se stesso dà come risultato il numero di partenza x. Per esempio, la radice quadrata di 9 è uguale a 3, perché 3 per 3 fa 9. Allora potremmo chiederci qual è la radice quadrata di meno 1? Beh, la radice quadrata di meno 1 non esiste, perché non c'è nessun numero che moltiplicato per se stesso dia come risultato meno 1, ovviamente. Nel Cinquecento, però, alcuni matematici italiani, come Raffaele Bombelli, Niccolò Tartaglia, Scipione Del Ferro, Girolamo Cardano, si accorsero che
conveniva inventare un nuovo numero che moltiplicato per se stesso avrebbe dato come risultato meno 1. In matematica è vero che ci sono delle cosiddette regole, anche se a me non piace molto parlare di usare questa parola, però le regole sono fatte anche in matematica per essere trasgredite, per così dire. Quindi questa, tra virgolette, regola secondo la quale la radice quadrata di meno 1 non esiste, in qualche modo era predestinata ad essere infranta prima o poi, e questo accade proprio nel 500. Questo nuovo numero, che moltiplicato per se stesso dà come risultato meno 1, viene chiamato unità immaginaria e viene indicato con la lettera I. Grazie a questa invenzione, molti problemi che prima erano irrisolvibili diventarono risolvibili e nacque un nuovo ramo della matematica, la matematica dei numeri complessi, formata appunto, creata grazie a questa nuova razza, nuova stirpe molto esotica, molto strana di numeri. Già, perché quando in una espressione matematica c'è di mezzo questa unità immaginaria I, beh, non siamo più in presenza di numeri, tra virgolette, normali, quelli che usiamo tutti i giorni e che i matematici chiamano numeri reali, ma abbiamo a che fare appunto con una nuova famiglia di numeri, numeri complessi, appunto, che hanno un comportamento speciale, straordinario, ma in realtà sono diventati ormai irrinunciabili e fondamentali in fisica, in ingegneria e in tutte le scienze applicate. Bene, la terza celebrità matematica presente nella formula di Eulero è invece il pi greco, molto più famosa, il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio. E sappiamo che è circa uguale a 3,14, è quel circa che fa la differenza. E come vedete in questa figura, in un cerchio qualsiasi la circonferenza è lunga pi greco volte il diametro. E la cosa, ecco, dicevo, è proprio questo circa che fa la differenza, perché il numero non è uguale a 3,14 esattamente, ma è approssimativamente uguale a 3,14. Dopo l'1, dopo il 4, ci sono una sfilza infinita di numeri decimali, di cifre decimali che compongono lo sviluppo appunto di questo numero. E la cosa speciale di pi greco è che questo rapporto tra circonferenza e diametro è sempre lo stesso, indipendentemente da quanto è grande il cerchio. In matematica, come dappertutto, d'altra parte, le cose speciali meritano un nome. Eppure questo numero, curiosamente, ricevette un nome soltanto in tempi relativamente recenti, e cioè all'inizio del Settecento. E fu il matematico gallese William Jones a usare per la prima volta il simbolo pi greco, forse perché iniziale della parola greca che significa circonferenza, ma fu il solito Eulero che nel 1748 approvò ufficialmente con la sua autorevolezza l'uso di questa lettera, contribuendo quindi a renderlo estremamente famoso e diffuso. Il fascino di pi greco, beh, è dovuto probabilmente al fatto che è un numero al tempo stesso semplice, perché deriva in modo naturale da una cosa quasi banale come un cerchio, ma contemporaneamente anche un numero estremamente complesso e misterioso. Perché misterioso? Beh, perché nel corso dei secoli molti matematici hanno cercato di determinare con sempre maggiore precisione il valore di questo numero. Dicevo prima appunto che lo sviluppo decimale di questo numero che chiamiamo pi greco è infinito, è formato da infinite cifre decimali. E quindi determinare con precisione questo numero è tecnicamente impossibile, però ci si può avvicinare a questa precisione. Solo per fare qualche esempio, nell'antico Egitto, 2000 anni prima di Cristo, i matematici stimarono pi greco in 3,16. Archimede di Siracusa, grande matematico dell'antichità, arrivò ad una maggiore precisione, stimò il valore in 3,14. Nel V secolo, matematici cinesi arrivarono a ben 7 cifre decimali, che fu un risultato notevole per i tempi. Intorno al 1400,
il matematico iraniano Al-Kashi trovò 16 cifre. Intorno al 1600 Ludolf van Keulen arrivò a 32 cifre. E addirittura nel 1873 questo signore, un matematico dilettante inglese, William Shanks, arrivò addirittura a 527 cifre. Lui credeva che fossero addirittura 707, ma si sbagliò su una rilevante fetta del suo lavoro. Con l'avvento del computer, poi, come potete immaginare, il numero delle cifre decimali di pi greco è cresciuto rapidamente. Oggi se ne conoscono 22.000 miliardi o forse anche di più. Per questo motivo, non solo i matematici si sono interessati a questo numero, ma anche gli artisti, gli scrittori. Tanto per fare alcuni esempi, hanno parlato di pi greco, addirittura la Bibbia, l'Antico Testamento, Dante Alighieri nella Divina Commedia, il grande scrittore tedesco Thomas Mann, la poetessa polacca Wisława Szymborska e addirittura la cantautrice inglese Kate Bush in una sua canzone. Nella formula di Eulero, oltre a E, I e pi greco, ci sono altri due numeri apparentemente molto più banali e insignificanti, cioè lo 0 e l'1. Ma sarebbe ingiusto sottovalutare questi numeri, perché anche loro sono numeri molto speciali. Cominciamo dallo 0, che è ovviamente ben lungi dall'essere una nullità, è un numero estremamente importante. È il primo dei numeri naturali. È il fulcro, il centro, il cuore pulsante, potremmo dire, dei numeri interi, perché si separa i numeri negativi da quelli positivi, ed è insostituibile come cifra per far funzionare il sistema di numerazione posizionale. Ha anche il potere, potremmo dire il superpotere, di far diventare uguali a lui i numeri per i quali viene moltiplicato. E quello di lasciarli invariati, se invece l'operazione è una somma. Insomma, è un numero per noi al tempo stesso ovvio ma insostituibile. Eppure, la cosa incredibile è che questo numero era totalmente sconosciuto nell'antichità, con l'eccezione dei babilonesi che avevano intuito la necessità di introdurre un numero di questo tipo. Però la prima intuizione strutturata, diciamo, dello zero come numero si deve allo scienziato greco di epoca imperiale Tolomeo. E poi furono i matematici indiani che recuperarono le idee di Tolomeo e costruirono, fondandolo sullo zero, appunto, il primo sistema di numerazione posizionale, in cui appunto lo zero, riveste un ruolo essenziale. I matematici, arabi poi impararono dagli indiani, in particolare da Brahmagupta, il sistema posizionale e lo trasmisero a loro volta in Europa intorno al 1200. E in questo passaggio fu cruciale il contributo del matematico pisano che noi oggi conosciamo come il Fibonacci. E dopo lo zero anche l'uno è un numero eccezionale. L'uno è il primo tra i numeri naturali a non essere nullo, ovviamente. Ed è anche ha la proprietà di non sortire alcun effetto quando viene moltiplicato per altri numeri, se ci pensate. Insomma, presi insieme lo 0 e l'1 riescono a generare tutte le quantità possibili grazie al sistema binario. Anche questa è una cosa molto, molto particolare alla quale dobbiamo pensare. Insomma, non troveremo mai un'altra coppia di supereroi matematici così potenti come lo 0 e l'1, che apparentemente sono numeri del tutto innocui e addirittura inutili, e invece sono delle meraviglie matematiche che noi possiamo utilizzare con grande efficacia. Bene, diciamo, ci sono all'interno della formula di Euler, oltre ai numeri, a questi ingredienti fondamentali, a questi cinque numeri straordinari che vi ho appena raccontato, anche due operazioni, e cioè l'addizione e la moltiplicazione. Sono le operazioni fondamentali della matematica, se ci pensate, in un certo senso tutto deriva da loro, quindi non deve stupire che molti abbiano visto anche in questo. I due ingredienti delle
degli elementi molto importanti e significativi, ingredienti della formula di Euler, ovviamente mi sto riferendo a quella. Quindi addizione e moltiplicazione come ulteriori elementi che costituiscono la formula di Euler. Bene, allora a questo punto abbiamo visto un po' tutto quello che è contenuto all'interno di quella formula. Possiamo andare a vedere come questi numeri, queste operazioni si mescolano per creare questa formula. E partiamo dalla parte iniziale. La parte iniziale, ecco, vi avviso subito, questi prossimi 3 minuti sono forse i più impegnativi della conferenza, ma poi sicuramente li supereremo vivi e tutto poi sarà in discesa. Bene, questa è una potenza, giusto? E elevato alla y greco. E elevato alla qualcosa. Questo qualcosa è appunto i moltiplicato per pi greco. Bene, tutto quello che ci serve sapere è che quando noi abbiamo e elevato alla qualcosa, siamo di fronte a una funzione esponenziale. E per la cronaca, il qualcosa, in questo caso i pi greco, è l'esponente. Ok, quindi questo i pi greco è una quantità. Ovviamente costante in questo caso perché corrisponde a due numeri ben precisi, ma se fosse una quantità variabile, allora effettivamente ci troveremmo di fronte ad una potenza che diventa una funzione esponenziale. Bene, a questo punto ci sono due casi possibili. Quando questo qualcosa a cui eleviamo e, quindi questa quantità che immaginiamo essere variabile a questo punto, è un non contiene l'unità immaginaria, e quindi siamo in questo caso, abbiamo e elevato alla x, quindi x è un numero reale, abbiamo un esponenziale reale. Se invece il qualcosa, l'esponente della nostra funzione esponenziale, contiene l'unità immaginaria i, allora abbiamo un'esponenziale complessa, perché abbiamo e elevato alla i che moltiplica un numero reale. Nel nostro caso effettivamente ci troviamo in questa situazione, perché l'esponenziale ha come esponente i elevato i per qualche cosa, i per pi greco nel caso specifico. Bene, vediamo a questo punto i grafici dei due tipi di esponenziale che abbiamo considerato, di funzione esponenziale che abbiamo fin qui considerato, dei diagrammi che mostrano come varia il valore della funzione al variare di x. Questo è il grafico dell'esponenziale reale, che come vedete è utilizzato per descrivere andamenti, fenomeni di crescita molto rapida, quindi andamenti di crescita cosiddetta esponenziale, appunto. E questa invece è l'esponenziale complessa, che ha un andamento più particolare, più sofisticato, più complesso, appunto, e è utilizzata tipicamente per descrivere andamenti di oscillazione, fenomeni di oscillazione. Fu il solito Eulero a scoprire, attraverso calcoli piuttosto avanzati, che la funzione esponenziale complessa ha quell'andamento che abbiamo appena visto e si accorse che era possibile determinare una formula attraverso la quale si poteva calcolare quanto vale esattamente la funzione esponenziale complessa quando sappiamo quanto vale x. E in particolare si accorse che quando x vale pi greco, come nel nostro caso, il valore complessivo di questa potenza è uguale a meno 1. Beh, quindi a questo punto, se ricordiamo un po' di algebra elementare della scuola media, possiamo portare il meno 1 al primo membro di questa equazione e trovare quindi l'equazione e al y più 1 uguale a 0. Abbiamo finalmente ritrovato la formula di Eulero, l'identità di Eulero, e possiamo quindi incorniciarla come fece il professore Hernandez, che ho ricordato all'inizio di questa conferenza. Bene, a questo punto potremmo chiederci, ma l'identità di Eulero è davvero bella, come avevo così accennato all'inizio di questa chiacchierata? Beh, un grande nome della scienza che ha sottolineato questo primato è stato il fisico Richard Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965. Feynman ha
affermò che l'identità di Eulero è la formula più straordinaria in matematica. Nel 1988 un sondaggio indetto dalla rivista The Mathematical Intelligencer, scusate, proclamò la formula di Eulero come la più bella di tutti i tempi, sbaragliando altre relazioni famose. E infine nel 2014 un gruppo di ricercatori dello University College di Londra, guidato dal professor Semir Zeki, ha chiesto a 15 matematici di esprimere un giudizio estetico su 60 equazioni. La più bella, tra le belle, è risultata proprio la formula di Eulero. Quindi potremmo chiederci, ma perché? Qual è la bellezza di questa formula, che ha addirittura indotto una rock band come i Van der Graaf Generator a dedicare un'intera canzone alla formula stessa. Nel testo di questa canzone, intitolata Mathematics, viene celebrata appunto la bellezza della formula di Eulero. Ma la stessa ricerca dello University College portò ad alcuni risultati molto interessanti in questo senso, per capire dove sta la bellezza di una formula come questa. In particolare, 16 matematici nel corso di questo studio hanno valutato 60 equazioni usando una scala di valutazioni che andava da orribile a bella. Il secondo voto assegnato da ciascuno di questi matematici alle equazioni venne assegnato da ciascuno di questi matematici appunto all'interno di uno scanner per risonanza magnetica funzionale. E in questo modo i matematici quindi hanno riassegnato le loro valutazioni mentre si trovavano sottoposti a questa risonanza, e gli scienziati hanno scoperto che quanto più il giudizio di bellezza di una formula era vicino al valore massimo, tanto più risultava intensa l'attività di un'area cerebrale chiamata campo A1 della corteccia orbitofrontale mediale, che è nota per essere responsabile delle risposte emotive provocate dalla bellezza visiva e musicale. Quindi, se noi ci emozioniamo di fronte a un dipinto, di fronte all'ascolto di una musica, tipicamente viene attivata quest'area cerebrale, e questa stessa area cerebrale viene, a quanto pare, attivata, perlomeno nel caso di persone sensibili alla cosiddetta bellezza matematica, viene attivata anche nel momento in cui una formula matematica come quella di Eulero viene, per così dire, contemplata, viene considerata, viene pensata. Ma la domanda rimane ancora irrisolta: perché l'identità di Eulero viene considerata bella? E più in generale, che cos'è la bellezza in matematica? Beh, la ricerca di Zeki ha fornito anche una risposta anche a questa domanda, o perlomeno ha cercato di rispondere a questa domanda, e ha individuato le caratteristiche fondamentali che un enunciato matematico deve possedere per poter essere definito bello. Per prima cosa deve essere un risultato inaspettato e sorprendente. Inoltre deve contenere un'argomentazione complessa, intricata, i cui elementi logici tuttavia si incastrano perfettamente tra di loro, creando in definitiva un'immagine di eleganza e di semplicità. Un secolo fa, il famoso matematico inglese Hardy si era posto la stessa domanda e aveva risposto dicendo che una formula è bella se è imprevedibile, quindi diciamo l'elemento di sorpresa che genera quel pizzico di magia e di incanto matematico, se è inevitabile, quindi come dire, questo teorema è bello perché non poteva che essere così, un po' come a volte ci capita di pensare ascoltando certe belle musiche, o era così o niente. E inoltre se è economica, quindi se è semplice, essenziale. Quindi, se vedete, tutto sommato, l'interpretazione di Hardy è molto simile a quella alla quale sono giunti i ricercatori guidati da Zeki. Quindi, sicuramente una cosa che non c'entra con la bellezza matematica è l'utilità pratica, che
che una formula sia applicabile nella realtà, nella concretezza della vita quotidiana, diciamo, o abbia degli impatti utilitaristici, questo non conta ai fini della bellezza. La bellezza è un'altra cosa, una cosa che ha più a che fare con l'emozione, con la sorpresa, con lo stupore. Nella formula di Eulero, tutte queste caratteristiche sono presenti in modo molto evidente. La formula riesce infatti a far incontrare tra di loro dei personaggi i cui vissuti sono molto diversi l'uno dall'altro. Il numero di Nepero E, ad esempio, protagonista del mondo delle funzioni esponenziali, l'unità immaginaria I, che abbiamo visto provenire dal misterioso territorio dei numeri complessi, pi greco così sfuggente, così famoso, indiscusso re della geometria, ma non solo, i semplici eppure speciali numeri naturali 0 e 1, e poi anche il simbolo dell'addizione, quello della moltiplicazione, anche se non espresso in maniera esplicita, e anche quello dell'uguaglianza. Insomma, questo incontro di vecchie glorie che genera complessità, ma anche al tempo stesso semplicità ed eleganza. È un po' come se un giorno, inaspettatamente, incontrassimo nello stesso luogo, uno dopo l'altro, tutti i nostri amici più cari, che magari avevamo conosciuto in contesti completamente diversi l'uno dall'altro. Insomma, questo affollamento genera sì complessità, ma ognuno sta al suo posto nella formula in modo disciplinato e discreto. E l'effetto finale è quello di una semplicità sorprendente, di una perfetta eleganza. Dalla ricerca di Zecchi era emerso anche che la bellezza, nella matematica, a differenza, di quella dell'arte o della musica, è apprezzata solo da chi ha un certo livello minimo di preparazione matematica. Insomma, c'è un prezzo da pagare e si tratta soprattutto di una questione di linguaggio. Non possiamo apprezzare la bellezza di qualcosa se non ne conosciamo il linguaggio, se non comprendiamo la lingua in cui questo qualcosa si manifesta. Sarebbe un po' come pretendere che qualcuno di noi apprezzasse come bella una poesia in giapponese senza conoscere una parola di quella lingua. Chiaramente sarebbe una pretesa un po' eccessiva. E quindi è una questione propriamente di linguaggio, non deve sorprendere che ci sia questa necessità di una minima preparazione in materia. Insomma, le formule e i teoremi della matematica possono essere quindi belli se soddisfano questi requisiti particolari. A questo punto si potrebbe anche sconfinare ed entrare in un vecchio dilemma, e cioè queste formule, questi teoremi sono invenzioni o sono scoperte? La bellezza della matematica è un qualcosa che ritroviamo in concetti che esistono già indipendentemente dall'uomo, oppure sono creati dall'uomo, appartengono più ad una bellezza, ad una dimensione di bellezza simile alla bellezza della natura, che quindi noi scopriamo e ritroviamo in qualcosa che esiste indipendentemente da noi, oppure sono delle opere d'arte, un po' come la musica, come la pittura, l'architettura, eccetera. Beh, questo è un dilemma che chiaramente è difficile da risolvere, e qui si sconfina più in questioni filosofiche. Io con quest'ultima slide termino questa chiacchierata, questo tentativo di accennare a questi problemi legati alla bellezza della matematica, in particolare alla formula di Eulero, e concludo con questa frase del famoso matematico Polerdos, ovviamente si riferisce a questa questione della bellezza. Erdos scriveva: "Quando vedo una bella dimostrazione, dico che viene direttamente dal libro. Dio possiede un libro transfinito che contiene tutti i teoremi e le loro dimostrazioni. E se è ben intenzionato nei confronti dei matematici, mostra loro il libro per un momento. Potrai anche non credere in Dio, ma devi credere che il libro esiste." Grazie a tutti.